È sicuramente una giornata delicata per i viaggiatori italiani a causa dello sciopero indetto dai sindacati dei lavoratori del settore aeroportuale, in particolare a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto ormai 6 anni fa. I disagi non mancano negli scali pugliesi, anche se a Brindisi non si sono registrate particolari criticità. Ha saputo che oggi c'erano degli scioperi? Sì, ho saputo, ma dal 10, penso. Quindi tutto tranquillo? Tutto tranquillo per ora. 5 i voli cancellati in questo aeroporto. Il volo TEA per Cagliari delle 13.35, l'EasyJet per Milano Malpensa delle 13.45, l'ITA per Milano Linate delle 14.45, il Ryanair per Verona delle 15.45 e il volo per Milano Linate delle 18.25. Nessuna particolare criticità dunque a dispetto di quelle che erano le previsioni della vigilia. In ogni caso c'è chi per evitare di restare a terra si è mosso in tempo e ha cambiato mezzo di locomozione affidandosi ad esempio al treno. In molti non si sono proprio presentati in aeroporto. Per limitare ed evitare ulteriori disservizi, Aeroporti di Puglia già nella giornata di ieri aveva chiesto ai passeggeri di contattare la compagnia aerea per verificare se il proprio volo fosse soggetto di ritardo o cancellazione. A livello nazionale sono a rischio oltre 1000 decolli e il Codacons annuncia che rischiano di rimanere a terra 250.000 cittadini. Non andiamo in treno oggi? Il treno però dovrebbe esserci assicurato, quindi siamo a posto.